Ehi là ragazzi, come va? Spero tutto bene. Per il video di oggi voglio fare qualcosa di diverso dal solito, rubando il format del Food Dubbi e di tutti i cloni nati dalle sue ceneri. E portare un video in cui critico qualcosa slash qualcuno con un gameplay in sottofondo che mantenga alta l'attenzione. E oggi parleremo di TikTok. Non tutto TikTok, tutto sommato anch'io mi diverto a passare 3 ore a guardare video di gente che prende botte in testa o quei video dei ragazzi neri con in sottofondo le host di Tokyo Ghoul? Vabbè, parlo ai TikTok fatti da persone che vogliono divulgare la loro conoscenza sui manga e anime, che io reputo una cosa decisamente nobile. Quando è fatta bene, dicendo cose vere e senza nascondersi dietro al secondo me per dire cose senza neanche studiare. Ed è il caso del ragazzo di cui parlerò oggi. Però prima di iniziare io sono solo TMDB e faccio divulgazione a tema fumetto su YouTube, Instagram e TikTok, non tanto. E quindi già che ci siete, passate da tutti i social che appaiono a schermo, di cui lascio il link in descrizione, attivando anche la campanella su YouTube che fa sempre comodo. Ma ora vi lascio al video. Dovete sapere che ormai io non carico più nulla su TikTok e mi limito a entrare e leggere le decine di notifiche in cui voi mi taggate sotto i video di gente per sapere se quelle persone dicono cose vere oppure no sui fumetti. E anche se capita io non risponda, sappiate che li vedo tutti. E li vedo mentre sono al bagno, quindi se interagite con me in tempo reale su TikTok sappiate che sono sul trono. In linea di massima, quando sento fesserie su manga, mi limito a ignorare o a dire «ma guarda te che depensaggio che ha fatto», riferendomi al contenuto, ovviamente, non alla persona. Ma in questo caso sono sinceramente, genuinamente infastidito da una cosa in particolare. Il ragazzo in questione, dove sono stato taggato, nella sua biografia social ha scritto che è l'autore di un programma televisivo a tema nerd che, da come ho capito, va in onda su 7 Gold, canale che genuinamente credevo neanche esistesse più, ma che mi ha anche portato a riflettere. Questo programma contribuisce a fare divulgazione o comunque pubblicizzare fumetti e argomenti nerd in generale a un pubblico molto più massiccio di YouTube o TikTok, che è il pubblico televisivo. Mi mette estremo disagio pensare che possa essere veicolo di divulgazione e di disinformazione. Solo in via teorica. Non l'ho mai seguito, ma se sui social si fa disinformazione sui fumetti e quelle stesse persone poi vanno in televisione, io ho semplicemente paura che questo si possa ripercuotere anche nel programma. Ma ovviamente è solo una paura generale. Fatto sta che per questo motivo non riesco neanche a dire «vabbè, un ragazzetto che sta imparando cose sui fumetti crescerà e capirà». No, non è così. E per voi ho preparato 2 contenuti. Uno su Hunter x Hunter, uno sul concetto di Shonen e Seinen. Partiamo subito. Ah, Hunter x Hunter conterrà anche una parte spoiler, ve la indicherò così potete saltarla, però vedete voi. Spoiler sulle forme chimere. Il video contiene ovviamente cose accettabili, tipo il fatto che dicano all'inizio che per loro Hunter x Hunter non è un capolavoro. È questione di gusti. A me Hunter x Hunter piace, per me può essere un capolavoro, ma se per te non lo è, amen. Ci sta. Ma quali critiche individuano all'interno del manga? Non è un capolavoro. Prima di tutto. Non è una merda, ma non è un capolavoro. Giudizio soggettivo, ok, per noi. Però vi diciamo il perché. Abbiamo già parlato della prima e della seconda stagione. La prima stagione loro fanno questa pallosa, mi spiace dirlo, caccia a un patentino che non gli servirà a nulla perché loro non vanno a caccia di niente. Allora, tralasciando il palloso, che pure lì ci può stare, non è vero che il patentino Hunter non serva a nulla, dal momento che solo Gon sceglie di non utilizzarlo. La tessera Hunter non indica solo che devi essere un cacciatore, ma ci viene spiegato nel manga che può essere usata anche per le agevolazioni finanziarie o di viaggi intercontinentali, oltre che solo il primo tassello della crescita Hunter che si conclude con l'apprendere il Nen. Gon non la usa per sua scelta, ma Leorio la usa per studiare e diventare medico, o Kurapika per entrare nel corpo di guardia del corpo. Dire che la tessera è mostrata come inutile o che comunque i personaggi non la utilizzino, semplicemente significa non aver capito cosa l'opera ti stia comunicando, i suoi usi e soprattutto non vedere le ovvietà. Nella seconda stagione abbiamo Kurapika che sembra un attimino protagonista, a me piace come personaggio. Kurapika e Leorio secondo me sono tra i due migliori personaggi, però poi scompaiono a metà opera. Seconda stagione si ferma che non affrontano il boss finale.
cioè, è sempre così, arrivano a una certa, però è come se Togashi non sa gestire cosa vogliono veramente fare nel combattimento, allora ritira tutto. E poi Kurapika va coi mafiosi, ma non coi mafiosi, cioè l'idea che può avere un giapponese della mafia, che poi hanno la Yakuza, quindi ma la mafia non è quella, la mafia italiana è un'altra cosa. Beh, non sono protagonisti? E poi suppongo loro parlino solo della prima parte di Hunter x Hunter, perché poi Kurapika diventa protagonista da un certo punto in poi, post Formi Chimere. Tra l'altro, è come se Togashi non sappia gestire i combattimenti. Togashi li sa gestire benissimo, semplicemente per York New ci pone dinanzi al dubbio morale fra la salute degli amici e la vendetta personale. Hunter x Hunter non è mai stata un'opera che metteva la violenza come arma risolutrice, posso accettare non piaccia come scelta, ma da qui a dire che è perché Togashi non sa gestirlo, ce ne vuole. Significa banalmente non conoscere tutte le altre opere di Togashi. Lascio poi stare la parentesi sulla mafia che fanno, perché vabbè. Detto questo, andiamo alla terza stagione dove diventa un isekai. Cioè, il mondo dei videogiochi. E noi abbiamo loro che vanno in giro con queste carte magiche e poi si scopre che però non è un vero videogioco. Allora a quel punto gli dico, e i poteri di queste carte e quindi, dove cazzo venivano? Da dove venivano? Ma poi... Greed Island diventa un isekai... Ok, per quanto non propriamente, dato che Isekai significa un altro mondo, mentre Greed Island è lo stesso mondo, ma poi non ci dicono come sia possibile le carte funzionino. Ce lo dicono chiaramente, funzionano perché sono carte create col Nen dei creatori del gioco. Tutto il mondo di Greed Island funziona proprio perché sorretto dai Master, che lo alimentano col proprio Nen. È scritto nel manga, è detto... Oggettivamente c'è da dire che non esiste il world building. Cioè tutti elogiano il world building di Hunter x Hunter. Io non so dov'è l'isola balena, l'arena celeste. Non so dove. Io non so un cazzo. Cioè, Togashi ti fa vedere dei luoghi e tu non sai dove si trovano. Cioè, tu ti fa vedere. Ma non c'è un world building tipo One Piece che sai che questo si trova qua e te lo fa vedere. Non esiste world building, è messo a caso. Veramente a memoria ricordo almeno due mappe. Con tutti i punti di interesse e le città che i nostri vanno a visitare. Quindi mi chiedo, si è letto ciò di cui si parla? Magari non viene mostrato nell'anime, non ricordo, ma criticare Togashi eventualmente per una mancanza dell'anime non credo sia corretto. A maggior ragione nella saga della balena ci mostrano letteralmente la conformazione geopolitica del mondo di Hunter x Hunter tramite mappe. Quindi di che stiamo parlando? Raggiungiamo il padre del ragazzino che ha anche lì un ragazzino di 12 anni che è stato abbandonato dal padre, che gli lascia un messaggio dicendo non ti voglio vedere, non cosa ti fa voglio lui? Vedere sì io vengo, cioè i genitori dei figli divorziati adesso non so se, io posso prendere uno a caso, sicuramente saranno minimamente incazzati su un discorso di questo tipo, non è che sì no io adesso per tutto e tutti mi distruggo la vita per raggiungere lui che mi ha detto palesemente non ho voglia di conoscerti. Ma io sono figlio di divorziati e non mi è mai passato per la testa questa cosa. Ma comunque, Gon vuole ritrovare il padre per capire cosa lo abbia spinto ad andarsene, per rendersi conto di cosa sia la vita da Hunter di cui il padre è innamorato. Non è effettivamente il padre il fine fisico, ma capire perché il padre l'abbia fatto. E lo dicono, dicono anche questo, è scritto, nero su bianco. Ma anche la zia che gli dice, ma sì, vai a fare l'esame, sì, no, tanto non c'è niente di pericoloso, cose, no? Cose quintissime. E la zia piange disperata per il fatto che lui voglia... fare l'Hunter. Questo sono sicuro ci fosse anche nell'anime. E noi arriviamo dalle Forme Chimere dove mangiano le teste dei bambini piccoli. Devi però combattere contro il polpo, contro il coniglio, il perizoma, devi combattere con il koala, con il mitragliatore. E poi arriviamo... Shonen, eh? Ricordiamoci che questo dovrebbe essere uno shonen. Che significa che mi fai l'elenco dei design stravaganti che può aver fatto Togashi e mi dici e dovrebbe essere shonen? Che significa? Non esiste una categoria di design che identifichi cosa sia lo shonen. Assume una forma finale potentissima e non ha il suo scontro finale. Cioè lui lo sconfiggono con uno stratagemma del cazzo. E che cosa me lo fai aumentare di forza a fare alla fine se poi dopo muore in una scena drammatica, carina, quello che vuoi, ma non c'è il combattimento? Qua però torniamo alla questione precedente. A parte che il combattimento finale c'è. Il punto dell'arco è quello. Che puoi essere forte quanto vuoi, ma la cattiveria umana, che fa creare bombe che i dittatori usano per sottomettere i popoli, è più forte. Lo dice Netero, è scritto, è quello l'intero senso dell'arco narrativo. Non ti piace? Volevi le botte? Ok! Non è che deve piacerti a forza.
Ma Togashi da subito ha messo le basi della dicotomia uomo-animale che viene poi espansa con Netero e Meruem. E questa critica io me l'aspetto da magari qualcuno che si approccia per la prima volta a questo manga, non conosce lo stile di Togashi, non ha idea di cosa sia Hunter x Hunter. Ma in questo modo, in questo video, viene posta come se fosse un motivo per il quale Hunter x Hunter faccia schifo. Che sono due cose diverse. Esatto. E poi hai la parte dopo dove raggiunge effettivamente il padre, in cui gli dice, beh sì, l'importante era il viaggio. Sì, Gon parte proprio perché voleva capire cosa il padre provasse. Addirittura nel manga lo conferma, dicendo che ora che ha trovato il padre non sa cosa fare. Poi vabbè, partono col dire che le cose che Naruto ha poi preso da Hunter x Hunter le ha fatte meglio, vabbè, gusti. Ma resta che questa loro considerazione sulla qualità del lavoro di Togashi si basa solo sulla visione dell'anime, credo, incompleto. Soprattutto senza aver neanche capito o ricordandosi alcune cose che vengono dette. Che loro portano come critiche cose che te le spiegano nel lavoro. Te lo dicono perché sono così e loro dicono no, però Voglio sperare che sia un elaborato troll, ma dai commenti mi è parso di capire di no. Tra l'altro mi ha anche bloccato dopo che ha taggato un amico per farsi dare ragione, che non ha risposto, e io gli ho detto magari non risponde perché sa che hai torto. Passiamo al secondo video. No, amico caro, ti sbagli tu, non sono degli shonen, sono dei seinen. Hokuto no Ken e Devilman, anche se tu l'hai visto in pubblicazione su Shonen Jump, devi capire che cosa significa la parola shonen e la parola seinen. Devo davvero dire qualcosa? La parola shonen significa giovane ragazzo e sono i manga che vanno dai 12 ai 18 anni. I seinen vanno sopra i 18. Ora tu dici Berserk è un seinen e gli altri due no. Perché negli altri due forse non ci sono le torture, le morti con i corpi che esplodono, straziati o dilaniati. Ecco, un po' questo è uno dei metri di misura che viene utilizzato per identificare un seinen. Quindi il grado di violenza stabilisce se una cosa sia shonen o seinen? Quindi manga, magari slice of life, scolastici pubblicati su Young Animal, che è una rivista in cui pubblicano anche Berserk, sono shoujo in realtà magari, chi ne sappiamo. O forse non si è capito che la definizione viene data dalla rivista nella quale quel manga è pubblicato indipendentemente dalla violenza? Dragon Ball è seinen perché c'è una forte componente di violenza? O magari è Kodomo perché ci sono gag? Se ti volessi informare un po' di più, scopriresti che a volte vengono pubblicati sia sulle riviste dedicate agli shonen, sia sulle riviste dedicate ai seinen. Ma per toglierti ogni dubbio, bastava che tu facessi una ricerca su internet e avessi scoperto che magari Kenshiro compare nelle classifiche seinen, e se tu dovessi andare a acquistare ora Hokuto no Ken piuttosto che Devilman, troveresti che sono nella categoria seinen. Dopodiché, come esempi, porta unicamente catalogazioni italiane o americane. Se nel 2023 si crede ancora che shonen e seinen dipendano unicamente dalla violenza presente nel racconto o da chissà quali altri fattori, e non solo dalla rivista nella quale le opere trovano posto. Siamo messi davvero male. E la supponenza con la quale si affermano queste cose è triste. Ma ehi. Detto questo, a me non viene niente in tasca a farvi fare magari delle figure di merda su dei commenti saccenti che mi lasciate magari sotto il video. Però io vi ricordo sempre di porvi con l'interlocutore come se l'interlocutore fosse in mezzo alla strada davanti a voi. Perché sicuramente un atteggiamento di questo tipo non lo terreste. E io davvero non so cosa dire. Io pensavo che ormai si fosse risolta questa questione shonen, seinen, si era capito che dipende solo dalla rivista nella quale trovano posto, non hanno generi predefiniti e che sono solo target verso i quali sono indirizzati questi racconti. Ma a quanto pare siamo ancora molto indietro su queste cose. Però vabbè, che vi devo dire? Io sono Ocelot MDB e ho copiato il format di gente che critica altre cose. Passate a tutti i social che appaiono a schermo e noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video.